L'aumento dei contagi dettato dalla variante Omicron ha messo in ginocchio la Serie C, che resterà ferma ai box anche nel prossimo weekend, in attesa di riprendere a giocare, salvo clamorosi ribaltoni, domenica 23 gennaio. All'orizzonte, dunque, per le squadre pugliesi del girone C ci sono altri giorni di riposo forzato, sempre in attesa di eventuali botti di mercato. Riflettori puntati inevitabilmente sul baricentro della classe, l'obiettivo è quello di puntellare l'organico a disposizione del tecnico Mignani. Per farlo, però, come già successo in estate, Ciro Polito dovrà necessariamente liberare qualche tassello nello scacchiere biancorosso. Ceduto De Risio al Pescara, sembra già definita la cessione di Andreoni al Pordenone. Il nome nuovo in entrata, invece, è quello di Simone Iocolano. Sull'esterno c'è da battere la concorrenza del Catanzaro. Eramo dall'Ascoli resta un obiettivo per la mediana e occhio a quello che potrebbe succedere in attacco in caso di una cessione. Simeri e Citro, i maggiori indiziati. Chi intanto deve mettere in cassaforte i suoi pezzi pregiati è il Monopoli. I biancoverdi hanno rispedito al mittente le richieste per Arena, cercato con insistenza dal Cittadella in Serie B e Ghiebre dal Cosenza. Ore calde anche in casa Foggia. Sondato Galano dal Pescara, resta viva la pista che porta Francesco Dili. A centrocampo, Cortinovis è un nome che piace molto, ma la regina lo considera incedibile. La Fidelissandria nel frattempo si è assicurata le prestazioni del trequartista Ortisi, proveniente dal Catanzaro. Spente sul nascere, invece, le voci che vorrebbero un ritorno di Nicola Strambelli. Poche le speranze di rivedere il trequartista barese in maglia Fidelis. L'Arezzo fa muro e il procuratore, almeno per il momento, ha escluso questa possibilità.